Buon pomeriggio a tutti, amici e amiche dell'Università della Terza Età di Pordenone. Oggi facciamo un tuffo nell'antica Roma parlando di un tema curioso come delitti e congiure, che non sono mancate nel corso della lunga storia di Roma, anzi direi che ce ne sono state un bel po'. Grazie ad Aldo Trevisan, che è un divulgatore di queste notizie, un ricercatore, un divulgatore di queste notizie curiose. Lui è un appassionato di archeologia. Lo ringraziamo per questi temi sempre così curiosi che ci propone. Gli cedo la parola e buon incontro a tutti. Okay. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E oggi, come vedete dal titolo, tratteremo un aspetto che appunto ha praticamente interessato gran parte della storia di Roma. Sia le congiure che i delitti li possiamo circoscrivere principalmente alla sfera politico-sociale, con il denominatore comune che è stato sicuramente il desiderio di ottenere il potere e con esso tutti i benefici che ne derivano. Ma il potere che cos'era? Nel XIX secolo un sociologo tedesco, Max Weber, ha descritto il potere come la possibilità che un individuo, agendo nell'ambito di una relazione sociale, faccia valere la propria volontà anche di fronte a un'opposizione. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che a una sola persona viene riconosciuta la possibilità di stabilire regole per tutti, di imporre a tutti il rispetto di queste regole, cioè di prendere decisioni obbligatorie per tutti. Se noi vogliamo trasportare questo concetto in epoca romana, vedremo che ci sono dei gruppi, sia di persone che, come ad esempio il Senato, oppure singoli personaggi, che applicando questo principio ottennero il potere. Per ottenere il potere, principalmente c'erano due modi: o da ottenerlo in maniera legale, quindi ottenerlo utilizzando le leggi in vigore senza la frode o la violenza, ad esempio attraverso delle elezioni democratiche, oppure attraverso il consenso, cioè concedere a una persona o a più persone alcune prerogative che possono comprendere anche il potere, come ad esempio il consenso dato dal Senato di Roma quando veniva nominato un nuovo imperatore. Sempre in epoca imperiale, un'altra forma, legale era l'adozione, cioè l'imperatore in carica designava un erede che doveva, succedergli al trono e al quale cedeva non solo il suo titolo, ma anche tutto il potere che ne comportava. Altro metodo invece era quello naturalmente illegale, l'opposto, che si otteneva attraverso l'inganno o la violenza. E qui entriamo in un mondo un po' torbido dove troviamo personaggi di ogni genere che vogliono ottenere il potere ad ogni costo e con ogni mezzo. Ad esempio, gli usurpatori, che erano quasi sempre degli alti ufficiali dell'esercito che, promettendo premi in denaro ai propri soldati, li convincevano a proclamarli imperatori. Quindi questi usurpatori, per ottenere il potere, erano disposti a tutto, anche a scatenare, come succedeva in realtà, una guerra civile. Un altro aspetto, un'altra categoria che cercava di ottenere in qualche caso il potere in maniera illegale erano dei personaggi dell'aristocrazia che spesso facevano parte o erano nell'entourage della corte imperiale, che cercavano in modo subdolo, spesso attraverso appunto le congiure, di ottenere il potere. E a tale proposito vedremo fra i vari casi che vi farò vedere oggi, ci sarà quello della congiura di Gaio Calpurnio Pisone contro l'imperatore Nerone. Le cause della morte. Se noi guardiamo nell'arco della durata dell'impero romano, dal 27 a.C. fino al 476 d.C.,
Sul trono imperiale si sono succeduti 77 imperatori ufficialmente e possiamo vedere che di questi 77 imperatori ben 39, quindi il 51%, sono morti di morte violente o assassinati o giustiziati. A questi dobbiamo aggiungere anche i casi di suicidio di altri 6 imperatori, mentre quelli diciamo più fortunati che sono morti nel proprio letto per cause naturali o di malattia sono solo 25 imperatori, cioè il 32%. Tutto questo cosa vuol dimostrare? Vuol dimostrare che un imperatore, una volta ottenuto salito il trono e ottenuto il potere, gli si presentava un problema non indifferente che doveva risolvere subito, cioè mantenere il potere. E vedendo il numero delle morti violente si capisce che l'imperatore doveva guardarsi alle spalle, perché c'era sempre qualcuno che tramava per ottenere il titolo e il potere che era connesso. E per fare questo, naturalmente, il sistema più usato era quello della violenza. Prima di cominciare a vedere nel dettaglio i vari casi che saranno esposti, che esporrò, bisogna fare una piccola premessa sulla situazione della società e della politica nella Roma repubblicana. E in questo periodo la società romana era divisa in due grandi gruppi. Da una parte abbiamo il patriziato, cioè i patrizi erano i nobili che discendevano da antiche famiglie che già in epoca monarchica, quando c'erano i re, facevano parte del Senato, quindi era una nobiltà di sangue che era entrata nell'ordine senatorio. Dall'altra parte abbiamo i plebei, quindi il resto della popolazione romana, che a sua volta era suddivisa in alcune categorie. Diciamo quella che stavano meglio da un punto di vista economico erano sicuramente i plebei, quelli che si erano arricchiti ad esempio con il commercio, e quindi si parla di una borghesia imprenditoriale. Poi gli altri strati sono molto più poveri e di basso ceto, quindi abbiamo i proletari, i manovali e i nullatenenti. Naturalmente questa suddivisione non era equa, non era equilibrata, perché i nobili avevano dalla loro parte sia erano ricchi, quindi avevano il denaro a disposizione e nello stesso tempo avevano anche il potere di disporre e di fare le leggi, naturalmente a proprio vantaggio, contro le esigenze dei plebei. A un certo punto i plebei si ribellano e come vediamo adesso, nel 494 a.C. nasce una magistratura, il Tribuno della Plebe, che serve appunto a difendere la plebe da ogni sopruso da parte dei patrizi. Questi tribuni venivano eletti dal Concilio della Plebe, cioè dall'Assemblea del Popolo, duravano in carica un anno, il numero originariamente erano 2, poi aumentò a 10, e le caratteristiche che avevano era quello di essere una persona sacra, quindi di essere protetti dagli dèi, e di conseguenza la loro persona diventava anche inviolabile, quindi non potevano essere fatte nessuna azione violenta fisica e non potevano neanche essere arrestati, a meno per il periodo che erano in carica. Questi tribuni cosa potevano fare? Innanzitutto convocavano e presiedevano le assemblee popolari. Poi, se il Senato progettava una legge e il popolo considerava questa legge che ledeva i suoi diritti, dava il mandato ai propri rappresentanti, quindi ai tribuni, di porre il veto. Quindi i tribuni ponevano il veto, la legge veniva bloccata, quindi non poteva essere attuata e doveva essere di nuovo riscritta in modo che poi la plebe accettasse
questa legge proposta dal Senato. E infine potevano anche convocare il Senato in quanto in casi di emergenza, in casi di urgenza, potevano attivare questo diritto che avevano e quindi il Senato si doveva riunire per sentire cosa dovevano presentare i tribuni della plebe. Questa magistratura era stata fatta per rendere mettere più in equilibrio i poteri controbilanciare praticamente i poteri degli aristocratici del Senato. Però aveva un difetto, perché abbiamo visto che nell'ambito dei plebei c'erano questi plebei arricchiti, cioè la borghesia imprenditoriale, e normalmente i candidati per diventare tribuni della plebe provenivano tutti da questo settore. Perché? Perché la campagna elettorale per diventare candidati doveva essere pagata con il proprio reddito, e quindi, dato che questa campagna era molto costosa, sicuramente erano avvantaggiati questi plebei arricchiti, che quindi possedevano il denaro e quindi potevano sostenere le spese elettorali a scapito delle altre classi di basso ceto dei plebei, che invece non possedevano questi denari e quindi non potevano partecipare presentarsi, quindi la loro candidatura alla carica di tribuno. E questo cosa comporta? Ha comportato che questi borghesi, plebei arricchiti, man mano che passava il tempo assumevano una mentalità e un comportamento che tendevano un po' a distanziarsi dagli altri strati della plebe, e cercavano di avvicinarsi di più verso i patrizi, verso gli aristocratici, con la speranza anche di poter magari riuscire a entrare anche al Senato. E questo cosa provocava? Provocava che i tribuni della plebe potevano essere usati attraverso la corruzione dal Senato per controllare la plebe e quindi fare in modo che i propri interessi potessero essere attuati, nonostante magari che la plebe non fosse d'accordo. Quindi a un certo periodo, a un certo punto, non c'è più questo tentativo di avere un equilibrio fra i due poteri. Tuttavia, però, bisogna dire anche che non tutti i tribuni della plebe si facevano corrompere dal Senato, ma ci furono dei tribuni che invece andarono contro gli interessi della nobiltà per difendere le necessità delle classi più povere. E questo chiaramente ha portato a uno smottamento, uno squassamento sia della società sia dello Stato, perché si introdusse un periodo, soprattutto l'ultimo secolo avanti Cristo, l'ultimo periodo della Repubblica, si introdusse un periodo di instabilità politica che si rivelava a lungo andare portava un parziale rottura dell'ordinamento costituzionale e quindi della crisi totale di tutto il sistema politico della Repubblica. E questo naturalmente portò alla fase più drammatica delle guerre civili che si scatenarono appunto nell'ultimo secolo avanti Cristo. Adesso andiamo più nel dettaglio, vediamo la vicenda dei fratelli Gracchi. I fratelli Gracchi erano vissuti nel secondo secolo avanti Cristo
durante appunto il periodo della Tarda Repubblica. Discendevano da una famiglia senatoria famosa, la famiglia dei Semproni, e avevano avuto la possibilità di essere istruiti e colti, e quindi possedevano anche un'ottima capacità oratorie che naturalmente poi avrebbero applicato alla politica. Fecero il loro servizio militare combattendo tra le file dell'esercito romano, divennero poi dei magistrati e quindi ottennero la carica di tribuni della plebe. E una volta ottenuta questa carica, volevano cambiare il sistema di distribuzione della ricchezza e del potere politico a Roma, e a favore naturalmente delle classi più povere e più deboli, contro i soprusi della nobiltà. Chiaramente questa loro azione politica non fu accettata dal Senato, che si oppose, e alla fine furono tutti e due assassinati in circostanze proprio drammatiche, assieme a altre centinaia di cittadini romani che ne avevano seguito la sorte in quanto sostenitori delle loro riforme. E naturalmente dopo la morte divennero un simbolo per la plebe e un esempio di uomini politici che volevano sottrarre il popolo dall'emarginazione in cui si trovava e anche dallo sfruttamento economico delle classi più povere. Di Tiberio Gracco si sa che quando fu eletto e passò alla storia dopo la sua elezione al tribunato perché della plebe, perché promosse una riforma agraria che praticamente toglieva le terre ai ricchi proprietari terrieri per darla ai più poveri, e naturalmente questo creò l'opposizione del Senato, in quanto all'interno del Senato praticamente c'erano tutti i più grandi possidenti terrieri, e i quali cercarono di corrompere l'altro tribuno della plebe, Marco Ottavio, che ponesse il veto contro questa riforma agraria. Questo giovane tribuno accettò, si fece comprare e pose il veto. A questo punto allora Tiberio Gracco radunò il popolo e propose di praticamente di destituire dal titolo di tribuno questo Marco Ottavio, che invece di fare i vantaggi per la plebe si era addirittura rivoltato contro. Il popolo accettò e quindi automaticamente la legge, tolto il veto, la legge venne approvata. A questo punto il Senato, doveva riuscire a tutti i costi a bloccare queste iniziative, e l'ultima risorsa gli rimase la violenza. Istituì una banda armata, la quale assaltò il popolo che era riunito in assemblea e uccise Tiberio Gracco. Oltre a Tiberio, in questo scontro armato morirono altri 300 cittadini romani. I loro corpi furono per sfregio, non furono sepolti, ma furono tutti buttati dentro il Tevere. Il fratello Gaio, che era il fratello minore, anche lui, dopo aver prestato servizio militare in Spagna, intraprese la campagna politica per continuare le riforme sociali che aveva cominciato a attuare il fratello. Il Senato, anche in questo caso, si accorse che poteva essere un grave pericolo per il proprio potere, per i propri interessi, in quanto era un abile oratore e riusciva a trascinare le masse, e quindi decise di mandarlo come questore
in Sardegna. Qui rimase 2 anni e poi, terminato il periodo della questura, tornò a Roma e si fece eleggere tribuno della plebe. A questo punto anche lui continuò la via intrapresa dal fratello e cercò di fare una serie di leggi che miravano a ridurre il potere del Senato e a restabilire la sovranità del popolo. Naturalmente questo non poteva andare bene al Senato, che anche qui, come ultima risorsa, usò la violenza. Quindi anche in questo caso una banda armata assalì i seguaci di Gaio Gracco e lui fuggì per cercare di evitare di essere catturato da questi violenti. Ma non riuscendo a trovare una via di fuga, preferì farsi uccidere da un suo schiavo fedele. Anche qui ci fu una strage, qui addirittura furono 3.000 cittadini uccisi da queste bande armate, e anche in questo caso i corpi furono tutti buttati nel vilipesi e tutti buttati nel Tevere. Sicuramente per i Gracchi fu una sconfitta che in apparenza consolidò il potere dell'aristocrazia, però nello stesso tempo ha dimostrato anche che il Senato, rifiutandosi di venire a qualsiasi patto con la plebe, ormai non poteva utilizzare se non altre forme se non quelle della violenza, come hanno dimostrato appunto questi assassini politici di questi due fratelli riformatori. Qui vediamo velocemente alcune di quelle diverse leggi che hanno fatto approvare i Gracchi. La più importante è sicuramente la Lex Sempronia Agraria, che assegnava del terreno pubblico alle famiglie più povere. Infatti non si poteva possedere più di 1.000 ettari di terreno pubblico e la parte eccedente doveva essere restituita. Questa parte veniva suddivisa in piccoli lotti da 7 ettari ciascuno, che venivano assegnati gratuitamente ai cittadini romani più poveri, quindi dando la possibilità anche alle persone che erano povere di avere una forma di avere questo piccolo potere e quindi avere una forma di sostentamento. Oltre a questo abbiamo anche la Lex Sempronia Frumentaria, che anche questa era una legge che prevedeva la distribuzione del grano a dei prezzi irrisori a tutti i cittadini bisognosi di Roma, quindi dava anche con questa legge un supporto, un aiuto alle persone, soprattutto quelle molto povere, che avevano sicuramente problemi anche di sopravvivenza per il cibo. Siamo ora a un'altra congiura, quella di Catilina, che avvenne nel 63 avanti Cristo ed è un evento che è stato ricordato nella storia perché ci sono giunte a noi sia le quattro orazioni pronunciate da Cicerone contro Catilina, e sia da un'opera, la congiura di Catilina, di Sallustio, che era uno storico e un politico romano che era vissuto in quel periodo. Punto di Sallustio, possiamo qui vedere un brano tratto dalla sua opera, in cui viene descritto Catilina, sicuramente non in maniera molto... sì, probabilmente l'hanno considerato un personaggio completamente negativo che cercava solamente di ottenere tutto quello che poteva ottenere, sicuramente con metodi non giusti. C'è da dire che Catilina ha trovato
come suo avversario un personaggio non da poco, quindi Marco Tullio Cicerone, che era un nobile, chiaramente, quindi era un senatore, che apparteneva a un'importante famiglia nobile ed era soprattutto di professione faceva l'avvocato ed è stato considerato uno, se non il più grande, degli oratori di tutta la storia, romana. E Catilina invece proveniva da una famiglia nobile, la famiglia Sergia, che però ultimamente era decaduta. E però anche lui intraprese la carriera politica ricoprendo diverse magistrature fin quando decise di presentarsi alla candidatura di console. Come avversario politico si trova di fronte Cicerone, che riuscì a sfruttare i timori della nobiltà senatoria e quindi di vincere la contesa ed essere eletto lui console al posto di Catilina. Catilina però non demorde e l'anno dopo, il console durava in carica un anno, quindi l'anno dopo si ripresenta di nuovo alla candidatura di console. Questa volta però si presenta con con delle proposte di legge che se fossero state attuate sarebbero state un vero disastro sia per il potere sia per i redditi, quindi le ricchezze che avevano i senatori, perché lui proponeva la cancellazione dei debiti in Italia, la fine del monopolio delle magistrature da parte dei nobili e un'equa distribuzione delle ricchezze con misure che avvantaggiavano soprattutto i nullatenenti. Chiaramente a questo punto Cicerone doveva impedire che Catilina potesse essere nominato console. E quindi per screditare l'avversario cominciò a alimentare delle voci che Catilina voleva ricorrere alla forza per diventare console. In più, con una abile mossa propagandistica, il giorno delle elezioni si presentò in Senato scortato da dei soldati e sotto la toga indossava una corazza, al che naturalmente gli altri cittadini che dovevano votare, spaventati, non votarono per Catilina e quindi anche questa volta non riuscì a ottenere la carica di senatore. A questo punto Catilina decide di abbandonare le vie legali e di ottenere con la forza, con le armi, il potere che non aveva raggiunto prima. Quindi in Etruria, quindi in Toscana, comincia a raggruppare, a raccogliere degli uomini per formare un esercito con il quale poi avrebbe marciato su Roma. Cicerone fu informato di questa preparazione di questo esercito da una donna, Fulvia, che era l'amante di uno di questi congiurati, e quindi avvertì subito il Senato che a questo punto dichiarò lo stato di emergenza. E inoltre Catilina aveva stabilito che, oltre alla formazione dell'esercito, dei sicari di notte si sarebbero dovuti introdurre nella casa di Cicerone e ucciderlo. Allora, a questo punto, saputo di questo, naturalmente Cicerone sventa l'assalto alla sua casa e poi avverte il Senato. A questo punto Catilina viene dichiarato nemico pubblico della Repubblica, e quindi il Senato dà l'ordine ai consoli di preparare un esercito da inviare contro di lui. Però Cicerone, non contento della situazione, voleva avere in mano delle prove proprio evidenti di questa congiura, e il fato ha voluto che alcuni dei congiurati di Catilina che erano ancora a Roma
contattassero gli ambasciatori di un popolo, di una tribù gallica, gli allobrogi, che vivevano in Gallia, cioè nell'attuale Francia, e chiedendo a questo popolo un aiuto militare. E questi ambasciatori però non volevano mettersi contro Roma, quindi andarono da Cicerone e gli raccontarono il fatto. Cicerone gli disse di fare il doppio gioco, quindi di far finta di accettare, e di fare una specie di contratto scritto, un trattato scritto dove potessero comparire tutte le firme dei congiurati. Questo avvenne, e quindi Cicerone poi si presentò in Senato con questo documento, e qui chiaramente fu la prova regina della congiura. I congiurati furono arrestati e poi successivamente, su ordine del Senato, furono condannati a morte, e quindi qualche giorno dopo furono strangolati. A questo punto Catilina non gli rimane che utilizzare l'esercito, quindi nel 62 avanti Cristo avviene la battaglia nei pressi di Pistoia, dove però Catilina viene sconfitto e ucciso durante la battaglia. Lo scrittore latino Sallustio ci racconta anche gli ultimi istanti della sua vita durante la battaglia, dicendo: Catilina fu trovato tra i cadaveri nemici mentre ancora respirava un po' e conservava nel volto la fierezza d'animo che aveva avuto da vivo. Quindi diciamo che era una forma di giustificazione il fatto che fosse morto davvero romano, quindi combattendo contro i nemici anziché magari scappare, fuggire da qualche altra parte. Adesso arriviamo a quello che è considerato sicuramente l'assassinio più famoso di tutta la storia, l'assassinio di Giulio Cesare. Giulio Cesare si sa che è un personaggio che è talmente conosciuto in tutto il mondo che quindi tralascio buona parte della descrizione, vi dico solo che nacque nel 100 avanti Cristo da una famiglia nobile, però non molto ricca, la gens Iulia, e che visse tutta la gioventù in un quartiere popolare di Roma, la Suburra. E questo probabilmente influenzò anche l'inizio della sua carriera politica, perché si schierò sempre a favore del popolo contro l'aristocrazia e contro il Senato. Fece una splendida carriera politica, raggiunse il titolo di console e poi si fece dare divenne governatore anche della Gallia Cisalpina, cioè l'Italia settentrionale, e della Gallia Narbonense, che sarebbe il sud della Francia. E da qui mosse poi con delle campagne militari, mosse la guerra ai Galli per la conquista dell'intera Gallia, cioè della Francia e del Belgio. E, naturalmente, per ottenere tutte questi aiuti, soprattutto dal punto di vista politico, Cesare doveva anche trovarsi degli alleati. Quindi fece quello che nella storia viene chiamato il primo triumvirato, cioè si alleò con altri due importanti personaggi dell'epoca: Marco Licinio Crasso, che era l'uomo più ricco di Roma e quindi poteva essere il finanziatore quindi della politica di Cesare, e Gneo Pompeo Magno, che era il generale che aveva ottenuto più vittorie in tutta l'epoca repubblicana. E a questo personaggio Cesare si vuole legare ulteriormente, dandogli in sposa la sua figlia Giulia. Però questa alleanza non durò molto, perché a un certo punto Crasso morì in battaglia. E quindi a questo punto, in più, la figlia Giulia di Cesare morì di parto. E quindi a questo punto sia Cesare e Pompeo non avevano nessun motivo per restare nuovamente alleati, e quindi cercarono di combattersi uno con l'altro per ottenere
il dominio assoluto. Pompeo fu appoggiato dal Senato e Cesare a questo punto decise di tornare in Italia con l'esercito e occupare Roma. Il Senato e Pompeo preferirono fuggire e andarono in Grecia. Cesare, una volta installato a Roma, inseguì Pompeo in Grecia e nella piana di Farsalo ci fu lo scontro fra questi due generali e Pompeo fu sconfitto, cercò la fuga in Egitto, ma il faraone lo fece uccidere. Una volta eliminati anche gli ultimi seguaci di Pompeo in Spagna, in Africa, Cesare a questo punto era diventato il padrone assoluto di Roma. Un'altra cosa che fece subito è quello di garantirsi un erede e adottò Cesare Ottaviano, il futuro imperatore Augusto. E poi nel 44 a.C. si nominò dittatore a vita. E ormai era diventato il padrone di Roma e poteva fare e disfare quello che voleva. Il Senato gli cedette titoli e magistrature e quindi Cesare aveva il potere assoluto e controllava tutte le istituzioni repubblicane ed era convinto che Roma non potesse essere più governata come una repubblica, ma che l'ordine dovesse essere mantenuto solo da una persona di forte personalità. Questa situazione chiaramente non era gradita al Senato, che appoggiò la famosa congiura guidata da Marco Giunio Bruto e Caio Longino Crasso. A questo punto Cesare fu ucciso dai congiurati nel famoso Idi di marzo, il 15 marzo del 44 avanti Cristo. Però dalle fonti storiche, soprattutto da Svetonio, sappiamo che ci racconta proprio nel dettaglio tutta la vita di Cesare, sappiamo che ci furono nei giorni precedenti dei presagi che avrebbero dovuto mettere in allarme il generale, che però Cesare non diede peso, non li considerò e quindi alla fine poteva forse salvarsi dalla morte che lo aspettava. Perché ad esempio il giorno stesso dell'assassinio, mentre stava andando alla curia, quindi alla riunione del Senato, un uomo gli si è avvicinato e gli ha consegnato un biglietto nel quale era scritto appunto che c'era questa congiura in atto, però Cesare non lesse questo biglietto, ma lo mise assieme a degli altri che aveva ricevuto, pensando di leggerli poi il giorno successivo. E quindi a quel punto lì andò verso il suo destino e sappiamo dalle parole di Svetonio, ci fa una descrizione molto dettagliata di come avvenne questo assassinio. E mentre prendeva posto a sedere, i congiurati lo circondarono col pretesto di rendergli onore e subito Cimbro Tiglio, che si era assunto l'incarico dell'iniziativa, gli si fece più vicino, come se volesse chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa ad un altro momento. Allora Tiglio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava «Ma questa è violenza bella e buona!» uno dei due casca lo ferì dal di dietro, poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con il suo stilo. Il stilo era una penna che aveva una punta in ferro che serviva per scrivere nella cera. Poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un'altra ferita. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti, con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga intorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia, per morire più decorosamente, coperta anche la parte inferiore del corpo. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito emesso sussurrando dopo il primo colpo,
secondo alcuni, avrebbe gridato a Marco Bruto, che partecipava anche lui, anche tu figlio, privo di vita, mentre tutti fuggivano, rimase lì per un po' di tempo, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva in fuori, fu portato a casa da tre servi. Secondo il referto del medico Antistio, di tante ferite nessuna fu mortale, ad eccezione di quella che aveva ricevuto per seconda in pieno petto. I congiurati avrebbero voluto gettare il corpo dell'ucciso nel Tevere, confiscare tutti i suoi beni e annullare tutti i suoi atti, ma rinunciarono al proposito per paura del console Marco Antonio e del maestro dei cavalieri Lepido. Quindi questa è la descrizione che ci ha lasciato Svetonio di come sono avvenuti, come è avvenuto l'assassinio. Sicuramente l'assassinio di Cesare, con l'assassinio di Cesare la Repubblica non venne salvata, ma venne messa in evidenza la crisi dei valori del Senato, e non si poteva cancellare quell'eredità che ha lasciato Cesare, cioè l'idea di uno Stato guidato da una forte personalità, che spianò quindi alla nascita dell'impero e all'ascesa di suo nipote Cesare Ottaviano come primo imperatore con il nome di Augusto. È una curiosità il luogo dell'assassinio di Cesare. Qui vedete un brano di Svetonio dove all'inizio i congiurati non sapevano dove il posto dove poter assassinarlo. Alla fine, poi, quando seppero che c'era una seduta al Senato, del Senato nella curia di Pompeo, allora dissero che era il posto adatto per attuare la congiura. Nella fotografia vedete attualmente dove si trova dove era ubicata la curia di Pompeo in largo Argentina, e la stella gialla è il punto dove è stato ucciso Cesare. Ci sono rimaste pochi resti, perché già dopo l'avvento al trono del primo imperatore Augusto, che era il nipote, era un luogo considerato nefasto per quello che era successo, e quindi la curia fu abbattuta e al suo posto furono costruite delle latrine pubbliche. Quindi si voleva cancellare il più possibile il luogo dove era avvenuta la morte di Cesare. Infine vediamo la congiura di Gaio Calpurnio Pisone, che era il capo di una congiura ordita contro l'imperatore Nerone nel 65 d.C. Però questa congiura non andò a buon fine, perché fu scoperta, e quindi Nerone scatenò una terribile vendetta, istruendo una serie di processi politici che portarono all'eliminazione di tutti i congiurati. Pisone era un senatore romano della famiglia Calpurnia, quindi un'importante famiglia senatoria, e grazie appunto a questa importanza poté allacciare dei rapporti con le personalità più influenti della città, e cominciò a molto discretamente a sondare il grado di impopolarità di cui godeva Nerone in quel momento. Le motivazioni che portarono a questa congiura sono o di ordine politico, perché alcuni di questi congiurati speravano, di uccidendo Nerone, di restaurare la Repubblica. Altri invece sono motivi personali, rancori personali, perché ormai in tanti non tolleravano più ormai tutte gli eccessi di Nerone. Alla fine a questa congiura parteciparono una quarantina di persone, che si riunirono in una villa di
Pisone e qui decisero che la congiura doveva aver luogo durante i giochi in onore di Nerone al Circo Massimo, e un personaggio di uno dei congiurati sarebbe dovuto gettare i piedi di Nerone implorando, quindi con una supplica, e approfittando di questa situazione colpirlo e pugnalarlo, e gli altri congiurati sarebbero intervenuti a suo supporto successivamente. Dopo la morte di Nerone, naturalmente Pisone sarebbe diventato il nuovo imperatore di Roma. Purtroppo le cose non andarono in questo modo, perché nella fase di preparazione della congiura una donna, una liberta, cioè una schiava che era stata liberata, Epicari, confidò a un ufficiale di marina, Volusio Proculo, che approfittando del fatto che lui era risentito nei confronti di Nerone perché non gli erano state date delle gratificazioni che gli spettavano, lei lo mise al corrente che si stava preparando questa congiura contro l'imperatore. L'ufficiale però non accettò, anzi andò a denunciare la donna. La donna venne arrestata, però non fece i nomi degli altri congiurati. Però nello stesso in quei giorni un altro dei congiurati voleva essere il primo a pugnalare Nerone, un certo Flavio Scevino, e questi era andato a prendere, si era procurato un pugnale per appunto attuare il suo piano, e però si era accorto che questo pugnale la lama non era affilata. Allora aveva chiamato un suo schiavo, Milico, e gli aveva detto di portarla dal fabbro per fargli la punta, per fare il filo, e nello stesso tempo di comprare anche delle bende per delle ferite. Lo schiavo si è insospettito, perché erano delle richieste un po' strane da parte del suo padrone, e quindi decise di andarlo a denunciare. Naturalmente venne subito convocato ed interrogato assieme ad un altro congiurato, un certo Natale. Durante l'interrogatorio fu subito chiaro che c'era una complicità fra i due, che tra l'altro erano anche tutti e due amici di Pisone. Allora i magistrati decisero di interrogarli separatamente. A questo punto Natale cedette e raccontò tutto, indicando il capo dei congiurati nella figura appunto di Pisone. Scoperta ormai la congiura, Nerone ordinò dei processi sommari, esecuzioni, e obbligò alcuni dei congiurati anche al suicidio. Dalle fonti sappiamo che all'interno di questa congiura c'erano anche personaggi famosi, Lucio Anneo Seneca, che era un filosofo e che qualche anno prima era stato addirittura il precettore di Nerone, Marco Anneo Lucano, che era un poeta, Petronio Arbitro, politico e scrittore, ricordato soprattutto per la sua famosa opera il Satiricon, e Gneo Domizio Corbulone, che era il più famoso generale romano dell'epoca, che fu anch'esso condannato e sospettato di essere un oppositore di Nerone, e probabilmente fu obbligato al suicidio. Un esempio invece di grande coraggio ce lo racconta lo storico Tacito, a proposito di quella donna Epicari, cioè diciamo la prima donna, la prima congiurata che era stata scoperta, e che si era suicidato in carcere pur di non rivelare i nomi dei complici, nonostante che fosse stata più volte torturata.
E Tacito ci racconta che si tratta di un fulgido esempio di eroismo dato da una donna, una liberta, che in così grande pericolo volle proteggere gli estranei e quasi degli sconosciuti, mentre degli uomini nati liberi, dei cavalieri e dei senatori romani, senza essere sottoposti a tortura, tradivano ognuno le persone più care. Nerone, alla fine di tutta questa vicenda, per ringraziare gli dei che lo avevano protetto dalla congiura, fece costruire un tempio in onore della dea salute proprio nel luogo in cui il congiurato Scevino aveva preso il pugnale. Inoltre sul pugnale lo fece consacrare e gli fece incidere una scritta, Iovi Vindici, che vuol dire Giove Vendicatore, proprio a rimarcare il fatto che gli dei gli erano stati vicini e che lo avevano fatto in modo che la congiura non fosse portata a termine. Ultima curiosità, Nerone, c'è a Roma una tomba che è chiamata Tomba di Nerone, che però è un falso storico, perché Nerone, dopo la sua morte, le sue ceneri furono riposte nel sepolcro della sua famiglia, dei Domizi, che era situato dove oggi c'è Piazza di Spagna a Roma, Piazza del Popolo, scusate, a Roma. E questo monumento rimase lì per molti secoli, finché nel XII secolo, quindi già in pieno Medioevo, il Pasquale II, un papa che era molto superstizioso, che vedendo dei corvi volteggiare sopra la tomba dei Domizi e credendo che Nerone si sarebbe reincarnato nell'Anticristo, quando ci sarebbe stata la fine del mondo, decise di farla abbattere. Però non tenne conto che quella tomba, anche se erano passati molti secoli, era sempre un luogo di pellegrinaggio da parte del popolo romano, perché amava ricordare la figura dell'imperatore, soprattutto al ricordo dei splendidi e sontuosi spettacoli che aveva sempre dato e offerto al popolo. E quindi, nonostante che fossero passati molti secoli, continuavano a portare dei fiori sulla sua tomba a ogni anniversario della sua morte. Allora il Papa, nonostante questo, decise di distruggere, venne distrutta la tomba, al che il popolo si sollevò contro questa decisione. Allora il Papa, per placare questo malcontento del popolo, fece diffondere la notizia falsa che le ceneri erano state trasportate in un mausoleo fuori Roma, lungo la via Cassia, con la speranza che fatto che fosse fuori dalla città, abbastanza lontano dalla città, si terminasse questo pellegrinaggio del popolo sulla tomba. Cosa che invece non successe, perché i romani continuarono ad omaggiare l'imperatore e in più la cosa si protrasse talmente nel tempo che ancora oggi la località che ospita questo mausoleo e si chiama proprio ancora il nome di Tomba di Nerone. In realtà si tratta di un sepolcro di un prefetto, Publio Vibio Mariano, e della moglie Reginia Massima, che venne realizzato dalla figlia tra il secondo e il terzo secolo d.C. E con questo ho terminato. Grazie dell'ascolto a tutti.